Ciao, sono Massimo Giusti, faccio lo psicoterapeuta e in questo video ti parlo di autostima, o per meglio dire di tre modi con i quali noi distruggiamo la nostra autostima, ma anche di tre modi con i quali noi la ricostruiamo. Innanzitutto, che cos'è l'autostima? L'autostima è il senso di valore personale, cioè quanto io mi posso appoggiare a me stesso nonostante le avversità, non quando tutto va bene e basta, nonostante le avversità, per cui è collegato molto all'idea della resilienza. Perché? Perché la mia capacità di rialzare la testa dopo qualcosa che mi ha fatto contattare il fallimento riporta i miei livelli di autostima a un livello ottimale, buono, e io posso rimettermi in moto, in marcia, nuovamente, e affidandomi a me stesso a raggiungere i miei obiettivi e realizzarmi. Premesso ciò, quali sono i tre modi con i quali l'autostima viene in qualche maniera danneggiata? Parliamo del primo. Il primo modo ha due sfaccettature, una medaglia con due lati. Sul primo lato abbiamo alte pretese, un ideale di me molto elevato, che però è difficile da raggiungere perché è un ideale, e quindi mi sento sempre inferiore. Se ho degli standard eccessivamente elevati, mi percepirò sempre inferiore a quegli standard. Non sentirò mai di poter fare un salto sufficientemente alto da superare l'asticella. Quindi standard eccessivamente elevati mi portano a sentirmi sempre inferiore rispetto all'ideale che ho di me stesso. L'altra faccia della medaglia è l'inibizione di certi aspetti di me, perché se io ho un ideale di me, questo ideale di me è fatto in un certo modo e alcuni aspetti di me che abbiamo tutti non mi piacciono, non si confanno a quell'ideale così elevato e non li accetto. Magari provo invidia e non accetto la mia invidia. La giudico negativamente, anzi il fatto di provarla mi fa pensare di essere indegno, inadeguato, e quindi ecco che improvvisamente mi giudico in modo negativo e quindi non posso darmi un grande valore, non posso avere un'alta autostima. Per cui dobbiamo capire che se il problema è l'asticella troppo alta, quindi un ideale di me eccessivamente elevato, ecco come faccio io ad abbassare l'asticella? Non la devo abbassare. Devo rendermi conto che quello è un ideale. Un ideale di me perfetto, realizzato, che potrei non raggiungere mai. Ma anziché guardare lassù, devo cominciare a guardare in basso, a tutti i gradini che mi permettono di raggiungere quell'ideale. E ogni tanto guardare a ieri. E dire, ok, ieri ero in questo gradino, oggi sono salito di un altro gradino. Quindi guardare i piccoli passi che facciamo e che ci portano verso il nostro ideale. Cominciando a paragonarci a noi stessi, il noi stesso di ieri, anziché al noi stesso ideale. E questo è uno sforzo molto importante che, protratto nel tempo, ci vuole tempo, ecco, ridireziona la tua attenzione su quello che stai facendo oggi, su chi eri ieri e come migliorarti, come diventare una persona migliore domani, e non avverto più il peso di questo paragone col me ideale, perché il paragone avviene col me stesso di ieri, l'ideale rimane una meta ipotetica da raggiungere. Qualora ci siano degli aspetti che ho inibito, spesso se abbiamo un ideale così alto ci sono degli aspetti di noi che non ci piacciono, il fatto di provare certe sensazioni può farci giudicare negativamente. Ho un pacchetto, non mi piace, lo butto via. Ma nel momento in cui l'ho buttato via, mi impedisco di imparare a maneggiarlo. E siccome quel pacchetto fa parte dell'essere umano, quello che succede è che io non imparo mai, per esempio, a maneggiare la mia invidia, i miei rancori, le parti che considero negative, che ho giudicato negative. Per qualche motivo alcune persone giudicano negativamente l'autoaffermazione personale, ma se io non mi permetto questa parte di me di sperimentarla, di viverla, non imparerò nemmeno a maneggiarla e quindi non imparerò a trasformarla in un propellente che mi permette di realizzare me stessa e avvicinarmi a quell'ideale. Quindi ciò che devo fare è accettare queste parti di me come delle parti comuni che hanno tutti e ovviamente possono mettere in grande disagio all'inizio, ma col tempo, con l'esperienza, noterai che è possibile trasformare l'invidia in ammirazione, è possibile trasformare il rancore in rivalsa, per esempio, che certamente porta con sé degli aspetti negativi, ma anche qualcosa di estremamente positivo, ovvero la tendenza all'automiglioramento.
E quindi tutti questi passaggi mi mancano se non accetto queste parti di me. Per cui in questo caso il consiglio è quello di imparare a convivere con quelle parti di me che non mi piacciono. Alcune persone considerano negativamente delle parti di sé che sono molto positive per tanti altri, come l'autoaffermazione. Il fatto di non considerare negativamente l'autoaffermazione mi porta a non maneggiarla bene e quindi a non inserirla all'interno di un percorso di evoluzione personale che mi permette di migliorare e crescere. Capisci come funziona il meccanismo? Veniamo adesso al secondo modo col quale noi demoliamo la nostra autostima. E cioè il fatto di non essersi permessi, magari nell'arco dell'adolescenza, di avere tutte quelle soddisfazioni relazionali, sessuali, ma anche aspetti aggressivi, perché quando siamo giovani sperimentiamo anche le emozioni in modo più forte, quindi di provare tutta una serie, un ventaglio di esperienze che non provandolo non fa parte della mia esperienza di vita. Per mille motivi potrei non aver provato questa esperienza. Per una povertà educativa, culturale, sociale, perché magari sono stato in qualche modo ostacolato in questo. Ecco, esperienze che mi hanno impedito di tirar fuori questi elementi, di fare queste esperienze, oppure perché magari, che ne so, esteticamente non piacevo alle ragazze e quindi mi è andata in quel modo. Non aver avuto queste esperienze impoverisce la mia personalità, perché impoverisce la mia esperienza di vita, ed è necessario che una persona che ha una povertà di esperienze e che quindi avendo una povertà di esperienze tende a percepirsi anche diversa rispetto agli altri che quelle esperienze ce l'hanno avute, diversa, leggasi inferiore agli altri, ecco, quello che devo fare è accettare che dei passaggi ci devono essere. Devo in qualche modo trovare la maniera di fare queste esperienze. Ovviamente quella che può essere un'aggressività adolescenziale è un'assertività in età adulta, ma se non ha mai provato questo tipo di esperienza in adolescenza, probabilmente da adulto tende ad essere aggressivo anziché assertivo, tende ad essere una persona che ingoia molto e poi ad un certo punto non ce la fa più e sputa. Ecco, vomita addosso agli altri. Ecco, la questione è che devi progettare proprio le tue esperienze, devi farle queste esperienze, ovviamente in un contesto adulto. Devi imparare a conoscere la tua sensualità, la tua seduttività, devi imparare a conoscere la tua assertività, la tua capacità di realizzazione personale, e tutto questo lo fai in ambito sociale, quindi facendoti delle esperienze a livello sociale e creandoti questo bagaglio di esperienze, noterai che col tempo, anche qui il tempo, avvertirai un senso di maggiore completezza, ti sentirai con le spalle più larghe, avvertirai un senso di maggiore pienezza e ad un certo punto ti sembrerà impossibile di essere stato quella persona così poco confidente con se stessa, quella persona con un'autostima così bassa. Vediamo adesso al terzo modo col quale la nostra autostima viene danneggiata e a come è possibile ricostruirla. Abbiamo a che fare magari con una scarsità di esperienze anche qui, ma non nell'autoaffermazione, nell'esprimere le parti di noi, no, la scarsità di esperienze di amore. Cioè non abbiamo esperienze di amore sufficienti che ci hanno permesso di mettere dentro noi stessi quella relazione buona, amorevole, che ci ha fatto sentire amabili e che ci ha fatto sentire importanti e che ci ha fatto sentire di valore. E mancandoci queste esperienze, non avendo delle figure che abbiamo potuto introiettare dentro di noi e quindi identificarci in quella relazione, dare un senso di sé grazie a quella relazione, mancandoci quelle esperienze, noi cresciamo avendo interiorizzato delle esperienze di non amabilità, magari di trascuratezza, di anaffettività. E quindi cresciamo sentendoci indegni, non amabili, non all'altezza di avere un'esperienza d'amore gratificante. Ecco,
Questa è una modalità molto particolare e secondo me la più condizionante di tutte. Perché? Perché riguarda il modo con il quale siamo cresciuti, col quale siamo stati accuditi, più delle altre. E credo che più delle altre sia anche precoce, fondamentalmente. Anche le altre possono avere a che fare con gli aspetti di accudimento primario nella nostra famiglia ed essere precoci, ma questa più di tutte. E quindi che succede? Succede che anche nelle nuove relazioni la tendenza sarà quella a non sentirsi degni, all'altezza, quindi ci accontentiamo, quindi tendiamo a dare di più in cambio di poco, tendiamo a ritenere che quando qualcuno è gentile nei nostri confronti noi dobbiamo fare qualcosa o non ce lo meritiamo perché non siamo amabili, non siamo degni. In questo caso l'aspetto importante e fondamentale è quello di prendersi cura delle nostre relazioni. Ovvero, prendersi cura delle nostre relazioni non vuol dire dedicarsi all'altro, vuol dire prendersi cura di quelle relazioni all'interno delle quali stiamo effettivamente bene. Magari tu sei in delle relazioni importanti, ma nelle quali non ti trovi bene. Poi hai degli amici e dei conoscenti con i quali ti trovi bene. Ecco, sono quelle le relazioni di cui ti devi prendere cura, sono quelle le persone da frequentare di più, perché in questo modo ti dai l'opportunità di percepire una nuova sensazione di positività, di amabilità, di valore personale, perché frequenti persone che ti amano, che sono positive con te e che ti danno valore. E stare all'interno di queste relazioni comincerà a farti sentire sempre più a tuo agio in un ambito dove stai bene e a percepire ovviamente il disagio negli ambiti dove stai male. Molte persone che hanno a che fare con questa terza modalità con la quale la nostra autostima viene demolita sono persone che sono in relazioni disfunzionali e quindi hanno bisogno di capire che esistono anche altre relazioni. Questo è l'aspetto importante, spostare l'attenzione sugli altri e non solo sulle persone con cui hai una relazione magari importante, ma nella quale ti trovi bene. Col tempo che succederà? Succederà che scoprirai che tu effettivamente puoi stare anche in un altro modo, che c'è anche chi ti vede in una certa maniera e comincerai a notare questa discrepanza tra quello che alcuni ti danno e quello che altri invece ti negano. All'interno di alcune relazioni sembra proprio impossibile da avere. E questo ti porterà a ricercare sempre più relazioni migliori. Queste tre modalità con le quali la nostra autostima viene demolita ovviamente si intersecano un pochino, quindi ognuno di noi ha bisogno di prendere un pezzettino da ciascuna e lavorarci bene sopra. Il mio consiglio è quello proprio di fare questo, magari riascolta il video, riguardalo e cerca di identificare quegli elementi sui quali puoi lavorare fin da subito, quegli elementi che richiedono un pochino più di impegno e di ingegno e quegli elementi che magari invece vanno messi più a distanza. Perché? Perché molto spesso quello che fanno le persone come errore principale è quello di pensare subito alla cosa più difficile, come quando io faccio i gruppi di crescita personale o i gruppi terapeutici e per sperimentare qualcosa di nuovo insegno alle persone delle tecniche e chiedo loro: guarda, prendi un'esperienza negativa ma non la più negativa di tutte, prendono tutte l'esperienza più traumatica della loro vita, subito il grande obiettivo. La verità è che si impara dalle cose semplici, quindi riguardati il video, prendi tutti gli spunti, tutti, te li segni su un foglio, dopodiché cominci a dire: ok, questa cosa la posso fare da subito. Quindi 1, 2, 3 lo faccio da subito, poi 1, 2, 3, appena miglioro in queste, faccio le prossime. Poi 1, 2, 3 sono quelle più difficili. Quando avrò fatto esperienza di queste altre cose, mi sperimenterò nelle sfide più difficili. Fammi sapere se questo video ti è stato utile, scrivilo nei commenti e magari se hai qualche suggerimento per qualche video, scrivi anche quello perché è così che faccio video, leggendo i vostri commenti.